temporeggiare in attesa del primo scatto ai piedi del muro dei Will. Lì possono perdere parecchi secondi nei confronti del gruppo che sta arrivando a tutta dietro. E siamo ormai a 3 chilometri dalla conclusione della freccia vallone. Tra un chilometro e mezzo comincerà il falso piano che porterà proprio ai piedi del Mur de Huy, dell'attacco al tratto più impegnativo della salita. Guardate, 2 chilometri e 300 metri ormai per tre uomini: Casagrande, Verbrugge, Merckx. Tre atleti al comando, con Casagrande che sulla carta è il grande favorito a questo punto della freccia vallone. Può essere lui l'italiano che mantiene in Italia questa grande classica belga, può essere Casagrande l'atleta che porta, diciamo così, al ciclismo italiano un altro successo in questa importante corsa che non fa parte del calendario di Coppa del Mondo, ma sicuramente fa una gran scena, no? Nel palmarès di qualsiasi corridore. Eh sì, è una corsa estremamente importante. Casagrande ha grandi chance a questo punto di aggiudicarsela, proprio perché è stato l'ultimo degli uomini ad entrare in fuga e soprattutto perché è il più dotato in salita dei tre sicuramente. Ed ecco, 300 metri, il terzetto in testa, cominceranno il Mur de Huy e prestissimo